sai, c'erano state due proposte: Messina, Villaggio Ardisio, il quartiere più malfamato di Messina, e Scampia. Io in effetti avevo scelto Messina. Cioè, ma no, ma io ce l'abbiamo mandato, pensato di mandarti a Scampia, perché me l'avete chiesto di disse. Ma certo, io non ci andai volentieri. Tu pensa che dopo qualche mese ho rimandato l'obbedienza, il foglio di obbedienza ai miei superiori, l'ho rimandato a Roma. Ho rimandato il foglio, perché ti comunicano con un certificato, con un documento, la destinazione. E per dire che non ci andai, ci è voluto parecchio tempo. Anche se devo dire, anche se davo il pilotto ai napoletani, anche se mi lamentavo continuamente, anche se mi affacciavo con le mie lamentele, non mi sono però escluso da quel contesto e anche dal prendere delle posizioni forti nei confronti dei malavitosi. La storia dei furti dell'acqua, quando questi malavitosi si erano attaccati, ma avevo trovato che i malavitosi si erano attaccati sulla tubatura dell'acqua del campo di Pallone, e tre di loro, uno di loro è stato ucciso 2 anni fa, ammazzato per camorra, e praticamente che succedeva che arrivavano bollette di 4 milioni di acqua, vecchie lire, 5 milioni, 6 milioni di... E i miei confratelli, i sacerdoti della comunità, pagavano queste bollette perché o avevano paura o non volevano avere noie. Io arrivai, 5 milioni di acqua non li consumiamo, non rinnaffiamo il deserto. Io arrivai lì già malvolentieri e quindi mi trovai di fronte a questa situazione, che era veramente una situazione incresciosa. Non si potevano utilizzare i soldi dei poveri, i soldi per pagare l'acqua ai camorristi, ma stiamo dando i numeri. E quella fu la prima, dovetti affrontare poi questa situazione, ma ecco, un elemento caratterizzante la mia azione a Scampia, in merito anche alla mia azione di contrasto alle attività criminali, alle attività della camorra, a 360 gradi, non ha mai trovato, e collegamento che costante, che non ho mai trovato solidarietà da parte dei miei confratelli sacerdoti. Non si sono mai preoccupati di schierarsi a fianco, anche quando io, dopo aver chiamato uno per uno questi tre camorristi e avergli comunicato che avrei tagliato, che dovevano tagliare gli allacci entro 15 giorni, e loro non l'hanno fatto, e io poi con un papà abbiamo, e la prima bolletta è stata di 225.000 lire, ma sono andato in refettorio, ho comunicato la questione e ho avuto questo coraggio. L'unica frase che mi è stata detta: avrei voluto, ecco, già allora, piuttosto che essere chiamato showman, esibizionista o protagonista, assetato di fama, avrei voluto invece un pochettino di... Come è successo ultimamente, che un malavitoso a cui ho negato il matrimonio si è impadronito di 300 metri quadrati di suolo pubblico. Pensate, voi andate in piazza e vi impadronite di 300 metri e ci costruite un muro, a Rio Novorella, lungo 40 metri, 40 metri di perimetro, alto 3, ci ha fatto vedere il gazebo, parco giochi per i suoi figli, la gente ovviamente zitti, non c'è niente. Io mi sono accorto per caso, perché sono andato a cena da amici, da ex parrocchiani, ho visto sto muro e ho dato la... Il giorno dopo chiamo la mia amica giornalista del Mattino, che dobbiamo fare una denuncia pubblica. E sul Mattino, ecco, Don Aniello, 2 punti abbattuti il muro del boss. Quindi molti parrocchiani preoccupati perché per la mia incolumità, eccetera. Ma il muro è ancora lì, ovviamente, perché la polizia municipale non ci voleva andare perché era paura. È stata obbligata dal presidente della municipalità. Hanno messo i sigilli, questi li hanno rotti i sigilli, il presidente della municipalità è sceso ancora a farli rimettere. Allora a questo punto ho fatto un altro attacco al comune di Napoli, ho fatto sul Mattino, dico voglio ricordare all'amministrazione comunale che c'è la possibilità, mi direte se sto sbagliando, che il comune può emettere un'ordinanza per l'abbattimento immediato del manufatto abusivo, caricando chi ha commesso l'abuso delle spese di abbattimento. Ma perché non si fanno queste cose?
E quello del discorso, noi vogliamo combattere, tu dicevi bisogna cambiare la classe dirigente, la classe politica, ma noi, io dico anche dobbiamo in quei territori, anche l'impiegato, anche il vigile urbano, anche quello della polizia municipale, anche il carabiniere, il prete, devono essere disposti a rischiare qualcosa, devono essere disposti a rischiare qualcosa, o poco o tanto. Altrimenti non si sa bene niente. Non si...